agghiacciante perché l'azienda ha in maniera chiara rappresentato la volontà di non sospendere la procedura, quindi in maniera abbastanza incredibile non ha di fatto accettato nessuna possibile interruzione in questo momento, ha rappresentato che comunque ci saranno 75 giorni per discutere, il che è veramente surreale, perché parlare di 75 giorni addirittura si sono detti aperti a un'eventuale acquisizione, cioè in 75 giorni si è detto giustamente non si compra nemmeno una borsa in mercato, si compra un'azienda con 300 persone dentro, quindi non c'è alcuna secondo me comprensione della gravità delle loro azioni, non c'è nessuna volontà neanche di discuterne. Parlano di aver comunque interessato il ministero senza però specificargli di cosa si trattasse. Martedì ci sarà o lunedì l'incontro al ministero, noi si rappresenterà la necessità assoluta di lavorare per garantire queste persone qui dentro. È stato un incontro, per quanto mi riguarda, di una presa in giro da parte dell'azienda, perché parlare di 75 giorni per aprirsi a tutte le opportunità, hanno usato anche la parola fantastiche opportunità, a me di fantastico mi sembra qui dentro non ci sia assolutamente nulla, quindi siamo rimasti veramente allucinati dall'incontro. Allora, tendo a precisare la grave scorrettezza dell'azienda che mentre stava facendo il suo piano industriale con le aziende collaterali in Romania, in Brasile e in altre parti del mondo stava firmando con voi l'accordo fino al 2020. Questo l'abbiamo detto all'azienda. È una grave scorrettezza istituzionale e sociale e civile. Oltretutto ho detto, scusate se parlo in prima persona ma non semplicemente per protagonismo, ho detto all'azienda innanzitutto che ci sedevamo al tavolo come rappresentanti dello Stato e non di istituzioni esclusivamente localizzate, ma volevamo affrontare la questione per quanto riguarda tutto il territorio, in quanto le famiglie e la realtà territoriale, industriale e civile del paese ha necessità di gravi tutele rispetto a queste azioni veramente scorrette. Uso una frase soltanto: in tempi di guerra fredda, in cui si parlava di scontri fra est e ovest, il sindaco di Firenze, La Pira, usò queste parole: le fabbriche sono come le cattedrali, non si chiudono. Sia chiaro che questo è un'azione che noi perseguiremo a livello locale, a livello regionale, e adesso ci sono anche parlamentari nazionali e europei a livello istituzionale più ampio. Grazie. Sì, noi ci ritroveremo. Cosa intendete fare? Ci ritroviamo ora tutti insieme, tutti i livelli istituzionali, qui sono rappresentati dal livello locale fino al Consiglio regionale, al Parlamento italiano e europeo, trasversalmente all'appartenenza, ci ritroveremo per concordare tutti i passi da fare, perché ovviamente noi ci si fa parte attiva a cercare di fare tutto il possibile per garantire il più possibile tutti voi, e nessuno di noi può neanche immaginare quello che provate. Quindi noi sappiamo una cosa sola, che è la vostra competenza e la qualità del vostro lavoro che garantirà la possibilità di sostenere di fronte a questi giganti dell'economia. Di fronte a questo è solo la vostra competenza. È chiaro che questa competenza è stata sfruttata e lo sapete bene, l'ultimo di voi che l'ha detto chiaramente. Siamo andati noi in Romania, guarda, ci sono diversi di voi che conosco bene, a insegnare come si lavora. Adesso versi ritorcere questa cosa dall'impresa, segno che guarda soltanto il proprio utile, e purtroppo abbiamo lasciato fare troppo, signori, a questi signori dell'economia. Ecco, ve lo dico subito. Quindi state attenti a difendere i vostri diritti, sempre e comunque. Sempre e comunque.